tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi ragazze ho deciso di farvi vedere la tecnica del plopping. È una tecnica che io ci tengo veramente tanto a mostrarvi, perché secondo me può risolvere a tantissime di voi l'odiato effetto crespo. Allora, sul mio profilo Instagram qualche giorno fa ho pubblicato proprio un post inerente al plopping, quindi a cosa serve, quali sono gli strumenti che ci servono e tutti i passaggi da seguire per effettuare i plopping. Diciamo che è più facile a farsi che a dirsi, che a spiegarlo. Però ragazze, se volete avere dei capelli ricci, definiti, voluminosi e soprattutto eliminare il tanto odiato effetto crespo, questa tecnica potrebbe fare a caso vostro. Quindi oggi vi farò vedere passaggio per passaggio come effettuare un plopping. Quindi partiamo subito. Ma come sempre, prima di partire, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube per rimanere sempre aggiornati con i video. Mi raccomando, attivate la campanella, che è fondamentale, perché quando pubblicherò un nuovo video vi arriverà la notifica direttamente del video che ho pubblicato. E seguitemi anche su Facebook, su questo gruppo che ho creato su Capelli Ricci, che si chiama Capelli Ricci Love. È un gruppo che sta diventando ogni giorno sempre più grande ed è dedicato proprio alle ragazze ricce, proprio per darci consigli l'uno con l'altra. E seguitemi anche su Instagram a nome ricce capricci 92. Diciamo che è il metodo più semplice per me per rimanervi in contatto, per rimanere in contatto con voi e soprattutto per rispondere alle vostre innumerevoli domande. Però se avete tantissime domande da farmi, ragazze, quello che già tantissime di voi fanno, non vi preoccupate, scrivete anche nei commenti, io comunque vi rispondo sempre. Magari a volte ci metto un po' più di tempo a rispondere perché ormai siete diventate veramente tantissime, però cerco sempre di rispondere entro una settimana a tutte voi. E mi raccomando, se non lo faccio, riscrivetemi, perché io voglio veramente rispondere a tutte. A volte se non rispondo a qualcuno è perché proprio non l'ho visto il messaggio, però io mi assicuro sempre più volte al giorno anche di aver risposto comunque alla maggior parte di voi. E niente, quindi adesso vi faccio vedere subito in cosa consiste il plopping. Io ho lavato i capelli, ragazzi. Prima di lavare i capelli ho fatto una maschera super nutriente, ristrutturante per i capelli ricci a base di avocado e di olio di cocco. Quindi qui in info box vi lascio il link del video che ho girato. Ve la straconsiglio, ragazze, perché è veramente buonissima. E quindi adesso vi faccio vedere come fare il plopping. Allora, prima cosa andiamo a distribuire lo styling per i capelli. Io come styling, ragazze, questa volta utilizzerò questa qui, che ormai ho cominciato a vedere sovente, ma la sto adorando, è buonissima. Inoltre è approvata dal Curly Girl Method, quindi non contiene siliconi, parabeni, oli minerali e soprattutto solfati. E poi sono indecisa se utilizzare il gel Noa oppure stavolta utilizzare il gel d'aloe. Comunque potete utilizzare entrambi. Comunque alla fine opterò per il gel Noa, perché comunque è uno styling che già ho provato e quindi diciamo sono più sicura del risultato. Allora, prima cosa andiamo a distribuire il prodotto. Oggi lo distribuirò in maniera diversa, quindi utilizzerò sempre la mia Delma per andare a definire i capelli, però lo farò in maniera un po' più veloce. Questa maschera che ho fatto prima di lavare i capelli, ragazzi, all'avocado mi ha reso i capelli veramente doppi. Ma è una cosa incredibile, l'avocado sui miei capelli ha un effetto davvero sbalorditivo, davvero, credetemi. Allora, andiamo a mettere la spuma. Se vi piacciono queste tipologie di video, ragazze, lasciate un like di supporto al canale, così posso sapere che comunque questi video vi piacciono e ne girerò poi altri inerenti anche alle tecniche styling, perché è una cosa che mi chiedete tantissimo e veramente, ragazze, esistono tantissime tecniche per avere i nostri capelli ricci anche più definiti, però questa proprio ve la consiglio perché è una delle tecniche secondo me più efficaci in assoluto per eliminare proprio l'effetto crespo. Ha
Allora, come vi dico spesso, ragazze, non mi importate se io metto tanta quantità di prodotto, ma i miei capelli sono molto molto assorbenti. Ok, poi arrivato a questo punto vado a mettere un po' di gel. Allora, tantissime di voi mi avete chiesto come mai utilizzo spuma e gel, se non basta solo la spuma. Allora, di certo, ragazze, basterebbe solo la spuma, però la spuma va a definire i capelli, mentre il gel va proprio ad idratarli, quindi a lasciarli più, più elastici possibili e allo stesso tempo a lasciarli anche più, più morbidi. Ecco perché io alterno sempre il gel con la spuma. Ok ragazzi, quindi arrivate a questo punto vado a prendere la mia Deadman. Ho tolto qualche filo perché sto facendo un po' di esperimenti, diciamo, togliendo qualche fila. Comunque, per chi non la conosce, è una spazzola nata inizialmente per i capelli lisci, soprattutto da uomo, però col tempo si è rivelato un vero alleato per i capelli ricci, perché è una spazzola che va a definire, diciamo, tutta la chioma. Quindi noi con la Deadman avremo una chioma molto più definita, perché va a distribuire il prodotto stylish in maniera uniforme. Comunque in info box vi lascio il video dedicato interamente alla Deadman e inoltre vi lascio anche il link dove poter acquistare la mia Deadman. Io questa l'ho comprata su Amazon e questa qua è quella che uso io uso la Deadman con 9 file. Adesso ne ho tolte 4 proprio per vedere un po', diciamo, per vedere i risultati, perché comunque è una spazzola, questa che ho io, che si possono eliminare tranquillamente le file, anzi la maggior parte delle Deadman dovrebbero eliminarsi. Quindi tante voi mi chiedono quale Deadman consiglio per i capelli ricci, io vi consiglio la mia proprio perché ha le file estraibili e le file tra di loro sono abbastanza larghe. Adesso vi faccio vedere come la applico. Quindi questa volta non vado a dividere in sezione, ma vado a lavorare le ciocche così, perché comunque il resto poi lo andrò a fare il plopping. Quindi le prendo bene così e le tiro. In questo modo sto andando a distribuire il prodotto. Bene ragazzi, quindi arrivate a questo punto, vado in testa giù. E vado a fare lo scrunch in questo modo. Se sento la necessità, come vi spiego in tanti video, vado a bagnare i capelli e lasciarli più idratati. E questo vi faccio sentire il suono ideale che devono avere le ciocche per fare il plopping. Ok ragazzi, quindi arrivata a questo punto vado a prendere una maglietta di cotone, deve essere rigorosamente di cotone, io preferisco questa, oppure tanti consigliano il telo e microfibra, però io mi trovo molto molto meglio con la maglietta in cotone. Quindi vado poi a mettere questa maglietta sul letto. Dopo aver fatto lo scrunch, ragazzi, vado a mettere i capelli lentamente così sulla maglietta, poi vado a mettere questa qua sopra. Vado a girare i lati. E tiro su. Ok ragazzi, quindi eccomi qua. Sono andata a fare dietro questo nodo qui, quindi perché ho preso una maglia a maniche corte. E adesso con questa bellissima conciatura, devo proprio dire che a me mi stanno proprio benissimo, sono molto contenta. Ok, adesso con questa bellissima acconciatura noi aspetteremo il tempo di 20 minuti o anche mezz'ora, c'è anche chi li fa asciugare completamente così, però io consiglio, non so, mi trovo molto meglio aspettare tipo mezz'oretta, 20 minuti e poi asciugarli col phon. Quindi, ricapitolando, sto in questa posizione per 20 minuti.
Poi userò il phon con il diffusore e andrò a asciugare i capelli. E noi poi ci vedremo per il risultato finale. Un bacio, a dopo, ciao! Eccomi qua ragazze, finalmente ho finito l'asciugatura col plopping e sono dire entusiasta e dire poco. Non so se questo dipenda dal plopping, non so se dipenda dalla maschera che ho fatto, però ragazze non ho mai avuto i capelli così belli e morbidi. E soprattutto, di solito a me qua si formava sempre un po' di effetto crespo, cioè veramente il plopping mi ha eliminato completamente l'effetto crespo. Ho i capelli davvero molto molto definiti, cioè proprio ho delle ciocche qua sotto anche morbidissime e super boccolosi, super definiti. Vi faccio vedere di qua, vorrei, ecco, non so se si vede, aggiungo un po' di luce magari, ecco. Ma ragazze, cioè veramente mi piace tantissimo questa tecnica e veramente ve la consiglio tantissimo. Allora, io diciamo che l'ho sempre praticata il plopping, non l'ho mai fatto per il crespo, ma l'ho fatto più che altro per la definizione. E devo dire che oggi ho fatto anche attenzione al crespo, proprio perché, come vi ho detto, il plopping va ad eliminare, diciamo, un sacco l'effetto crespo, quindi soprattutto per chi è riccia è l'ideale. Ed è vero, ragazzi, oggi ho fatto attenzione ed è stato proprio, proprio così. Quindi io davvero ve lo consiglio, a me piace davvero tantissimo. Inoltre i capelli sono morbidissimi, dato anche dalla maschera che ho fatto con l'avocado e l'olio di cocco e niente ragazzi, oggi sono veramente super contenta per il risultato. Quindi, come vi ho detto all'inizio, per i plopping ho utilizzato semplicemente una maglietta di cotone, l'ho tenuto in posa per 20 minuti e poi ho asciugato come al solito però col diffusore. E niente, poi proverò a lasciarli anche all'aria aperta, comunque farli asciugare all'interno della maglietta, voglio proprio vedere se cambia il risultato. E niente, inoltre ragazzi, ho notato che sono anche molto molto lucenti, questo è proprio grazie alla maschera che sono andata a fare prima. E niente ragazze, quindi se il risultato vi piace lasciate un like, scrivete nei commenti se questo risultato vi è piaciuto e soprattutto se lo proverete. Io spero tantissimo di sì, perché a me piace davvero tantissimo. E niente, quindi oggi sono super entusiasta e vi lascio così con un bacio grande, noi ci vediamo alla prossima, ciao.